andiamo nel Piacentino perché assume maggiore importanza il ruolo di ispettore ambientale in provincia di Piacenza con l'intensa attività svolta dagli agenti di Laboratorio Verde Fare Ambiente. Non solo controllo e monitoraggio del territorio, ma anche assistenza diretta a tutti coloro che hanno uno o più animali domestici. E proprio di questo ne parliamo questa sera in studio con il coordinatore di Laboratorio Verde Fare Ambiente Piacenza, Loris Burgio. Burgio, ben trovato. Buonasera. Allora, siamo ancora qui perché noi con Laboratorio Verde abbiamo un rapporto molto chiaro, cioè ogni volta che c'è una notizia da commentare insieme, che è riferito appunto al distretto ambientale e al monitoraggio ambientale del Piacentino, troviamo in questa organizzazione molta serietà. Partiamo dalla prima domanda, ovvero chi è l'ispettore ambientale e cosa fa? Guarda, io la ringrazio, volevo rubare un attimo del tempo per ringraziare lei e l'emittente che ci permette di poter comunicare ai telespettatori tutte le attività che noi svolgiamo come Laboratorio Verde Piacenza con le guardie di fare ambiente. Non siamo soltanto, tra virgolette, protezione animali e tutela ambientale, ma abbiamo una serie di attività che andiamo a svolgere per la formazione continua delle nostre guardie, che sono pronte e puntuali a far fronte a qualunque tipo di attività devono trovarsi a fronteggiare. La ringrazio. Detto ciò, l'ispettore ambientale è una figura che ha, intanto è un pubblico ufficiale, viene nominato dal sindaco, quindi ha nomina sindacale, ha competenza sul territorio di competenza, perdonatemi il bisogno di parole, del sindaco che lo va a nominare e ha compiti amministrativi, quindi svolge tutte quelle attività che sono a tutela e a repressione con sanzioni amministrative per quello che viene fatto in contrapposizione alla normativa. Ad esempio, lasciare rifiuti, abbandonare cose lungo la strada, non avere l'attenzione nel sversare liquami, nella cura dell'ambiente, tutto quello che è amministrativo, tutto quello che è tutela del territorio in sé. E voi state allargando la vostra azione, mi risulta, su diversi comuni del Piacentino. Sì, noi al momento abbiamo convenzioni con 13 comuni, tra cui il capoluogo di provincia, perdonatemi se non dico tutti i comuni, anzi, per evitare di dimenticarne qualcuno. Stiamo avendo un ottimo riscontro di questo tipo di attività con le guardie zoofile, quindi con la prevenzione del randagismo, la tutela ambientale e il recupero anche degli animali vaganti. Cerchiamo di dare il massimo alle nostre possibilità e al momento pare che la cosa sia apprezzata da coloro ai quali vogliamo servizio. Ecco, noi siamo proprio nel clou ormai del periodo estivo, luglio e agosto, i mesi più caldi, molti partono e mi risulta che in tanti si sono rivolti a voi per cercare anche un consiglio, una consulenza, cioè esistono i delinquenti, perché io non ho altri termini, che abbandonano i loro animali domestici per andare al mare. Ecco, quelli sono delinquenti, punto e basta. Invece, poi esistono le persone per bene che invece si pongono il problema: cosa facciamo? Ci rivolgiamo alle pensioni, lo diamo ad un amico, il cane, il gatto. Voi che consigli date? Beh, su tutti quelli che ci chiamano, i consigli in questo campo sono abbastanza particolari e soggettivi caso per caso. Diciamo che il meglio sarebbe portarseli dietro. Oggi è possibile portare gli animali con sé in un numero elevato di strutture che consentono l'accesso agli animali e l'accudimento corretto di questi. Se uno non può farne meno, diciamo che oggi come oggi l'animale è di fatto entrato nel quotidiano della famiglia. Qualcuno di noi, visti anche purtroppo gli eventi e i fatti di cronaca, ha molta attenzione nel lasciare il figlio piuttosto che il proprio parente anziano in strutture particolari, certo, di ricettive. Ora, se l'animale entra nel tessuto sociale, andrebbe adottato lo stesso tipo di attenzione. Purtroppo, come diceva, ci sono delinquenti che abbandonano, ma anche, diciamo, furbetti che approfittano della necessità di alcuni per improvvisarsi albergatori di animali. Questo chiaramente crea per forza un problema, perché la struttura non è controllata, l'esperienza viene a mancare, quindi noi consigliamo sempre di, in primis, portare l'animale, in secondo
cercare magari un parente che possa occuparsene, tenendo presente che la responsabilità è sempre in solito anche del proprietario, per quanto venga a capitare nell'eventualità di una fuga o altro, ma soprattutto rivolgersi a strutture regolarmente accreditate, perché questo è possibile verificarne il funzionamento, la situazione sanitaria e tutto quello che è appunto l'attenzione verso un animale che, se oggi è nel tessuto quotidiano della famiglia, va trattato come tale. Per il momento grazie mille, ma torneremo presto come nostra abitudine a dialogare con il Laboratorio Verde di Piacenza. Grazie Loris Burgio. Grazie a voi.